Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi la redazione di Eco Reporters è in visita al comune di Putifigari perché vorremmo sapere di più sulla raccolta differenziata del paese. Entriamo! Siamo qui con il responsabile dell'ufficio tecnico, dottor José Ángel de Lugo. Quando è iniziata la raccolta differenziata a Putifigari? La raccolta differenziata è iniziata intorno al 99. L'amministrazione aveva già preso i primi, diciamo, provvedimenti, perché è sempre stata molto sensibile a questo tema. Quello è più o meno l'anno dell'inizio. Come si faceva la raccolta differenziata quando è iniziata? Era un sistema, diciamo, un po' più semplice per il cittadino, però allo stesso tempo si è visto col tempo che non dava i risultati sperati di differenziazione, cioè si conferivano i vari rifiuti in cassonetti di diversa tipologia e quindi ogni tipo di rifiuto si doveva inserire dentro l'apposito cassonetto. Questo inizialmente, con un discorso di sensibilizzazione del cittadino, ha funzionato. Purtroppo poi nel tempo si è visto che oltre un certo limite di differenziata non si riusciva ad arrivare, perché c'era qualche cittadino un po' disattento, qualcuno, diciamo, non forse molto esperto nel come differenziare i vari rifiuti, e qualcuno anche un po' indisciplinato, per cui continuava a mettere i rifiuti differenziati dentro l'indifferenziato e così via. Quali sono le percentuali della raccolta differenziata a Putifigari? Attualmente sono molto buone, possiamo dire di aver raggiunto, questo è l'ultimo dato di cui sono a conoscenza, il 74%. Questa percentuale è la percentuale tra la raccolta tra i rifiuti differenziati e quelli indifferenziati, quindi il 74% dei differenziati in confronto agli indifferenziati. È un buon risultato. Il nostro comune è un comune virtuoso? Beh sì, effettivamente il 74% è un'ottima percentuale. Si spererebbe sempre di arrivare a percentuali molto alte. Il 100% è stato ormai dimostrato statisticamente che è impossibile. Però ci sono alcuni comuni che riescono ad arrivare all'80, all'85, e questo è il traguardo che ci prefiggiamo. Comunque il 74% oggi è un'ottima percentuale e ci pone nel novero dei comuni virtuosi. Smaltiti i residui secchi? I residui secchi purtroppo sono quella parte indifferenziata che viene smaltita nella vecchia maniera, cioè vengono portati, vengono raccolti con dei camion, degli automezzi particolari, e vengono portati, conferiti e scaricati in vecchie discariche. Ora, ci sono delle tecniche moderne che sono in discussione, che sono quelle dell'incenerimento, cioè incenerire questi rifiuti e produrre anche dalla combustione dell'energia che poi serve per le case, per tante cose. Però l'abbattimento dei fumi di questi incenerimenti, diciamo, di questa combustione, diciamo che oggi la tecnologia ritiene che questo abbattimento sia conforme alle leggi, che sia molto efficace, ma ci sono alcuni scienziati che dicono che ancora il residuo dei fumi contiene qualche agente inquinante. Ecco perché molto spesso le popolazioni dove devono essere costruite queste centrali, diciamo, di smaltimento con questo sistema di incenerire i rifiuti, molto spesso le popolazioni che si trovano intorno sono abbastanza contrarie. Comunque ancora il sistema più usato è quello di buttarli nelle discariche, che sono dei grandi fossi, però sono impermeabilizzati, hanno tutto un sistema che serve a far sì che non venga inquinato il terreno quando piove, non vengano filtrate tutte le sostanze tossiche e vadano a finire nel terreno. Questo è il sistema attuale. Quali iniziative propone il Comune per sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata? Allora, di solito si fanno degli incontri periodici con la popolazione e si cerca di sensibilizzarla facendo vedere anche dei filmati che portano a capire che cosa accade quando non si differenziano i rifiuti.
soprattutto quali sono le conseguenze dell'inquinamento delle acque, della terra, dell'atmosfera e le conseguenze che purtroppo molto nefaste vediamo per quanto riguarda la plastica che finisce nel mare e quindi riesce a far morire molti animali marini che poi sono il nostro sostentamento, la nostra vita. Quindi le iniziative sono fondamentalmente degli incontri periodici, ma anche degli opuscoli che grazie ai contratti che l'Unione dei Comuni che gestisce questo tipo di smaltimento di contratto è riuscita a proporre, sono degli opuscoli che la società che ha in gestione la raccolta dei rifiuti e il conferimento dei differenziati e degli indifferenziati distribuisce nella popolazione. In più un'altra iniziativa è quella di essere, un pochino sanzionare quei cittadini che negli appositi contenitori non mettono dentro gli appositi rifiuti e possibilmente invece di premiare, ma questa è una cosa che ha lo studio di premiare invece quei cittadini virtuosi che invece differenziano nel modo corretto.